Radio Bocconi, play it loud! Ciao amici di Radio Bocconi, oggi siamo con il Blu Vertigo e la prima domanda che volevo farvi è questa. È dal 2001 che mancate al Festival di Sanremo e volevo sapere quale sia stata la motivazione che vi ha portato a tornare. La motivazione non c'è una vera motivazione, nel senso che partendo a maggio è una concatenazione di coincidenze. Esattamente, perché noi siamo partiti a maggio con questo singolo appunto che abbiamo presentato il 1 maggio a Roma, che si chiama Andiamo a Londra, e dopodiché insomma si è ventilata quest'idea bla bla, e a un certo punto abbiamo fatto una selezione tra le cose scritte da Marco, insomma da tutti noi, tra il materiale che avevamo, abbiamo ritenuto insomma che il pezzo più giusto per questa edizione del festival fosse Semplicemente, che è un pezzo diverso da quello che, cioè, è un'evoluzione diciamo di quello che sono i Blu Vertigo oggi. Sono passati tanti anni, per cui siamo ovviamente diversi da 15 anni fa, e di conseguenza anche il pezzo apparentemente semplice. Non era proprio previsto, cioè, c'è chi lavora a Sanremo puntando proprio tutte le energie sul brano. Per noi invece è stata un po' una coincidenza di essere stati presi, promossi, e quindi ci siamo adoperati per mettere insieme, per finalizzare il brano. E proprio riguardo a Semplicemente, come hai detto, apparentemente semplice, guardando il testo non sembra. Innanzitutto richiama tantissimo alla poesia, e volevo sapere inoltre quando ripetete tante volte attraversato dalla corrente nello spazio e nel tempo, cosa significa? Perché dal testo si intuisce come più o meno punto centrale del brano, o sbaglio? E qui si entra in ambiti che possono andare dalla fisica alla quantistica, e io non mi vorrei imbarcare in teorie noiose, perché già sento tirarmi una zappa sui piedi. Anche perché posso poi dire una cosa. Prego. Che riguarda un po' l'arte in genere, che una persona dovrebbe, come dire, trarre quello che cioè non necessariamente una persona che scrive e pensa quella cosa viene poi recepita dal pubblico come esattamente quella cosa, ed è giusto che sia così. L'importante è che provochi un'emozione, l'importante è che non sia, insomma, proprio perché ognuno ne associa un significato. A me piace che avvenga questo. Per cui adesso ti chiediamo qual è il tuo significato. Devo penso aspettare prima di sentire la musica. Ok, in modo da poter creare un aspetto sinestetico, sono d'accordo. Dal punto di vista musicale invece, come sonorità, potete anticiparci qualcosa sul brano? Il brano, rispetto agli aspetti più pungenti di anni fa, o un po' più estremi, è molto fluido. È il tipico finto semplice, nel senso che è armonicamente complicato, ma tradizionale la semplicità. Però è molto fluido, molto piacevole all'ascolto, secondo me. È vero. Come è anche vero che riascoltando L'Assenza, che è un pezzo di 15 anni fa, appunto, ho avuto l'occasione in questi ultimi tempi, insomma, sono andato anche a ricordare un po' quello che abbiamo fatto. Ed è molto divertente pensare che sia un pezzo ancora, non dico attuale, forse ancora troppo avanti. Non lo so, ne vado fiero. L'importante è non porsi il problema di centrare quel contesto. Cioè, siamo qui a Sanremo, che è un bellissimo treno che passa, una vetrina dove si possono presentare tante diverse cose, e quindi noi facciamo il nostro a prescindere. Non abbiamo mirato un'orbita sanremese strizzando l'occhio a determinati canoni di mercato. Siamo qui a fare il nostro, sono preso, quindi non abbiamo mai mirato più tanto questa cosa, ma stare qui anche poi con un po' di anni in più ci permette di divertirci di più e vivere una rilassatezza di fondo molto più sana di quella di anni fa. E invece per quanto riguarda il vostro nuovo album, vi volevo chiedere il concetto anche questo del tono. È tuono, tono, tempo, suono. Diciamo, tendenzialmente potrei parlarti delle tre coordinate, no? Tre coordinate dei tre assi, X, Y, Z, che sono proprio così, i tre aspetti fondamentali della musica: il tono, il tempo e il suono. Diciamo che è un work in progress, stiamo arrivando, è in via di elaborazione, e penso che però prioritariamente ora dobbiamo pensare di finire questa settimana vivi innanzitutto e divertiti, e poi ci dedicheremo a quello che sarà la costruzione del long plane. Grazie tantissimo. Grazie a voi.
Radio Bocconi, Play Cloud.